Il suono è stato il lavoro più durato, il montaggio del suono che è stato fatto da una persona fantastica, si chiama Stefano Grosso, il montaggio Jacopo Quadri e Fabrizio, che è il mio braccio destro su tutto, che è sempre presente nel mio lavoro. E quindi ho dei collaboratori fantastici dove non c'è più differenza tra chi monta e chi non monta, cioè diventa veramente un lavoro collettivo, unico e molto in sintonia. E Stefano ha fatto un lavoro di suono. Io volevo che il suono di questo film fosse trattato come un film di finzione, quasi, dove non essendoci musica il suono dovesse essere protagonista e dare voce, dare densità al silenzio è difficilissimo, non è di sottrazione, è di aggiungere. E ci sono delle scene, la scena del cavallo, sono forse 50 piste lì, dove a un certo punto il suono originale viene trasformato con l'aggiunta di altri suoni, leggerissimi, eccetera, e a un certo punto sembra essere tutto a rallentatore. La stessa cosa con i prigionieri dell'Isis, è stato fatto quel lavoro lì. E quindi cambiando il suono cambia anche il tempo dell'immagine, perché se tu vedi la stessa immagine senza suono dura troppo poco. Io vorrei che quell'immagine durava 40 minuti questa sfida col cavallo, e con Iago c'è sempre stata una battaglia di quanto, ma basta, è troppo lunga. E poi però col suono siamo riusciti a dare la durata giusta, perché sembra che si rallenti tutto, quindi si dilata il tempo, si dilata lo spazio, si dilata l'interazione con quelle immagini. E lì è stato, credo sia stato fatto un lavoro di un mese per fare quel suono lì, la stessa cosa per i prigionieri dell'Isis, dove il suono reale viene trasformato in qualcos'altro, quindi dava tutta un'altra lettura non realistica a quella realtà cruda che c'era. A volte ho voluto ricostruire i passi, ad esempio, perché non si sentiva, quando lì è di spalle sul fango, così, quelli sono, ho voluto ricreare tutti, perché devono essere precisi, devono dare ritmo. Quindi il lavoro che è stato fatto sul suono è veramente il lavoro che si fa di solito su un film di finzione, però ripeto, per me poi la cosa fondamentale è il linguaggio del cinema, e d'altronde non si può raccontare l'intimità senza usare anche questi assoluti, questi spazi, e creare sempre un racconto molto preciso e molto lucido, no? Approssimativo. C'è sempre questa idea che il documentario è vero se la macchina si muove, se la macchina è sporca, se la macchina cade, viene ripresa. Invece, per me questa è una manipolazione totale, perché diventa protagonista il cameraman, chi guarda, non è più una distanza oggettiva. Quindi il pubblico fa fatica a entrare se non appunto nel messaggio frammentato e così un po' convulso di quel racconto, no? E quindi c'è questa idea, non capisco perché il documentario debba essere sporco, improvvisato. E per me invece il documentario è un fotogramma che racconta quella storia lì, quel fotogramma deve raccontare tutto e deve avere un inizio e una fine del racconto. E ripeto, la distanza è la verità, poi la fine, perché mio maestro, quando studiava NYU, dice che ci sono mille possibili inquadrature, ma solo una è quella giusta. E quindi trovare quella distanza e far sì che all'interno di quel fotogramma ci siano anche cose che tu non inquadri. Per cui non c'è questa ricerca spasmodica della scena o inseguire qualcuno, ma attendere che il soggetto compia qualcosa che abbia un proprio inizio e una propria fine, e questo per me è fondamentale. Io quando giro questo film inizia di notte perché per me la notte era come un po' una protezione, perché di notte non si capisce la differenza tra le cose, banalmente un bastone può essere un serpente un bastone di notte, quindi hai questa specie di libertà, no? Di interpretazione.
Poi dalla notte sono salito alla, sempre all'oscurità, ma dell'alba del tramonto, e poi dopo era necessario uscire dalle tenebre e far sì che il film avesse anche una luce.